Stanno per aprire le scuole, in molte parti d'Italia è già ripreso l'anno scolastico, qui lunedì al via le attività. Come vi state preparando? Noi ci siamo già preparati, fino a ieri eravamo perfettamente preparati, nel senso che abbiamo diviso, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza che è stato emanato dal Ministero, abbiamo suddiviso le classi seguendo il criterio numerico, nel senso che questo istituto è un istituto che ha classi, parecchie classi, numerose. Parliamo di 27, 29, 30, 31 persone. Siccome il protocollo ci dice di osservare il distanziamento dove è possibile, sempre con l'uso della mascherina, appunto io ho cercato di sistemare queste classi numerose negli spazi che erano stati oggetto di adattamenti edilizi da parte dell'amministrazione provinciale l'anno scorso, che ci aveva demolito delle pareti per far aule più grandi, quindi da due aule ne avevamo ricavate, diciamo, una con una metratura più ampia. Questo chiaramente ha comportato di mantenere la stessa organizzazione dell'anno scorso, cioè i due plessi nostri più quello temporaneo che è ubicato presso un piano del Pacioli, perché una volta che mi viene detto che io devo assicurare dove è possibile il distanziamento, avendo a disposizione quelle aule che io ho richiesto alla provincia, anche perché io ho fatto una riunione periodica come responsabile della sicurezza con il mio RSPP e con l'RLS, proprio per programmare questa ripresa, e ho un parere tecnico, scritto, formale, dell'RSPP che mi invita appunto a mantenere la stessa organizzazione dell'anno scorso. Quindi noi abbiamo sistemato le classi più numerose in queste aule grandi, parliamo di aule di 70, 80, 100 metri, e gli altri che hanno un numero, le altre classi che hanno un numero inferiore di alunni, nelle aule più piccole, fermo restando l'uso della mascherina esclusivamente chirurgica, così come ci viene indicato. Chiaramente questa è l'organizzazione per quanto riguarda le classi. Per quanto riguarda l'ingresso, noi abbiamo più cancelli, quindi li abbiamo utilizzati tutti come ingressi, quindi spalmeremo, diciamo così, i ragazzi che soprattutto in questo plesso sono molto numerosi. Qui abbiamo circa 1.000 alunni solo in questo plesso del liceo scientifico.